Vedete, il pensiero unico politicamente corretto rispetto al quale il mio libro prova a pensare altrimenti, destrutturandone le categorie in questo modo, cioè mostrando attenzione, molte delle categorie che noi viviamo come necessarie, buone e giuste, Unione Europea, globalizzazione, competitività, fine degli stati nazionali, forse a un'analisi critica più attenta, intanto non si rivelano neutre e necessarie come le viviamo, ma sono strumenti di una lotta di classe che i dominanti stanno vincendo e che i dominati avrebbero tutto l'interesse a respingere al mittente per articolare un modo di pensare diverso. E poi, in secondo luogo, debbono essere ridiscusse criticamente. Il libro non vi propone soluzioni definitive. Bisogna sempre diffidare di chi in filosofia propone alla mano soluzioni definitive e non rimesse alla discussione socratica. Il libro però prova a mettere in discussione, quello sì, le categorie dominanti, a restituirle a una libera e pacata discussione. Ecco, quello è il tentativo. Perché, vedete, poi mi fermo e apriamo un po' di dibattito su questi temi. Vedete, oggi forse su questo non saremo d'accordo. La mia tesi è che il marxismo, con tutti i suoi limiti reali e teorici, è stato, se non altro, per il tempo effimero, sicuramente effimero rispetto all'eterno o effimero rispetto ad altre forme simboliche che hanno caratterizzato l'Occidente, è stato una grandiosa grammatica dei dominati. Ha permesso alle classi dominate di avere una propria visione del mondo. Vi faccio alcuni esempi. Laddove i signori del capitale parlavano di lavoro, i dominati parlavano di sfruttamento, no? Laddove i signori del capitale parlavano di esportazione della democrazia, i dominati parlavano di imperialismo, di colonialismo. Questo vorrei dire, mi pare importante sottolineare oggi, al netto, ripeto, dei limiti, delle tragedie, dei cataclismi prodotti dal marxismo. Il marxismo, con tutti i suoi limiti, è stato una forza, direbbe la teologia politica, catecontica, cioè ha frenato il dilagare del capitalismo. La fine dell'Unione Sovietica e dei suoi satelliti non ha significato la liberazione di quelle aree. Ha significato, se vogliamo dirla così, il passaggio da una schiavitù a un'altra, direbbe chi ci ha vissuto forse. In ogni caso non ha significato un miglioramento delle condizioni reali, perché oggi il capitalismo globalizzato sta, mediante l'unificazione reale e simbolica del mondo, gettando nella miseria il mondo intero. Prova ne è che per la prima volta oggi, dopo l'89, il capitalismo sta trattando l'Occidente, il suo bacino ideale eterno, l'Italia, la Germania, la Spagna, come altrettante sue colonie. Questo è il punto fondamentale. Oggi stiamo diventando una colonia fra le tante per il capitalismo, con analoghe condizioni lavorative, con analoghe forme di sfruttamento e così via. Ora,